Eccoci qui per l'unboxing di questo diffusore per flash traslucido della Neewer. Diffusore che ci viene dato per diversi modelli Neewer di flash. Adesso andiamo subito con l'unboxing e vediamo com'è fatto. Packaging che è minimale, dire poco. È solamente questo. Procediamo col taglio che è la soluzione migliore. Occhio sempre a non tagliare il prodotto. Eccolo qui. Bene, apriamolo, vediamo subito i materiali, vediamo subito come è fatto e andiamo a testare direttamente su un flash. Ci viene fornito in questa confezione simpaticissima della Neewer, in questa piccola borsa da trasporto. Apriamo, a sua volta è ancora confezionato in un'altra busta plastica. Vediamo internamente che infil di ferro, quindi occhio a quando lo si lascia, lo si posiziona, perché tenderà un minimo a perdere la forma originale, quella rettangolare. Apriamolo. Vediamolo subito. Vediamo subito che internamente c'è ovviamente una parte argentata riflettente che permette di rifondere per bene la luminosità. Spero riusciate a vederla direttamente qui. Sembrerebbe di una fattura discreta davanti in tela. Qui andremo a ripiegarlo perché, come vi dicevo prima, può deformarsi. Vediamo su questo flash se ci sono le dimensioni, se non prenderò l'altro che ne ho diversi in mio possesso. Allora, qui non abbiamo di certo problemi di dimensione. Questi gommini fanno sì che non scivoli. Dopodiché, esternamente, qui abbiamo questo velcro. Quindi andiamo a chiudere il tutto. Bene, vediamo la giusta forma a questo diffusore e a questi ferretti. Accenderò, andremo adesso un attimo in modalità test, aspettiamo che carichi il flash e vediamo assieme se ci genera questa luce diffusa. Direi di sì, c'è una diffusione della luce, c'è davvero una diffusione della luce. Un pochino ingombrante, per carità, una volta montato, però utilissimo per ammorbidire le luci, quindi per far sì, specialmente sui volti, nei ritratti, che non ci siano quelle luci con delle ombre marcatissime, anzi andiamo a generare una situazione molto più diffusa. Non so se da questa registrazione riusciate a capire come si vede, diciamo, questa luce, ma possiamo ben dire che il diffusore svolge bene il suo lavoro, anche senza andarlo subito a montare su un corpo macchina, perché ho usato diversi diffusori nel mio excursus fotografico, se così possiamo chiamarli, e posso davvero dirvi che è un prodotto buono, un prodotto davvero davvero gradevole, questo della Neewer. Il prezzo, parliamo del prezzo. Il prezzo per questa versione, che è quella un pochino più grande, è di 25 euro. Comunque ci sono anche altre versioni più piccoline. 25 euro è qualcosa, al momento della recensione, per esattezza 25,49. Allora, io spero di esservi stato utile e adesso procederò con la recensione scritta.